Allora, ieri sono stata da Tiger, purtroppo devo andare a quella Bologna, anche se non è molto comodo visto che è un'ora da qui, ma se tutto va bene, ho letto che a novembre dovrebbero aprirlo anche la mia città. E niente, l'ho tipo svaligiato. È solo la seconda volta che ci vado, ma già lo amo. In questi giorni avevo visto un sacco di video di un sacco di youtuber che facevano appunto le haul di quello che avevano comprato e oddio, mi è venuta una voglia di andarci pazzesca, quindi appunto ieri mi sono data la pazza gioia. Questa è la piccolissima borsina che ho. Pesa tipo 50 kg. Niente, adesso piano piano vi faccio vedere tutto quello che ho comprato e visto che ho lo scontrino dovrei anche riuscire a dirvi i prezzi. Ah, eccolo qua. Ho comprato giusto un po' di cose e ho speso 44 euro. Allora, adesso piano piano vediamo tutto. Allora, questa è una di quelle tovagliette che si usano per il pranzo e visto che noi ne avevamo tante, piano piano se le abbiamo buttate perché si sono consumate, si sono rovinate, ho preso questa con tutte le fragoline. Strano, sì, ci sono ancora tante fragole da Tiger e ho comprato tante cose fragolose. E questa l'ho pagata 1 euro, me lo ricordo. Questa è bellissima. Quando tipo mi vesto abbastanza sportiva, così che non ho voglia di portarmi la borsetta, ecco la mia nuova borsetta da mettere dietro le spalle. Tutt'altro che elegante, ma è tanto carina e quindi sarà molto comoda. E questa l'ho pagata. E questa l'ho pagata solo 1 euro. Poi, questi li ho visti tipo da troppe youtuber e sono troppo carini, sono dei bicchieri tutti baffosi, ma non so esattamente cosa me ne farò, sono di plastica, però io li riciclerò, non posso buttarli via. E ce ne sono 10, li ho pagati 2 euro. Sono troppo carini. Poi, anche questo l'avevo già visto in altri video, è un mega blocco con 48 fogli, tutti con queste cose pucciose. Cioè, non so bene a cosa li userò. Le fantasie sono appunto quelle che ci sono raffigurate. Oddio, potrei anche usarlo per fare lo sfondo in qualche video, anche se sono belli sparaflesciosi come colori, sono bellissimi. Si possono anche usare come carta da regalo, secondo me. Poi ho comprato queste. Sono spugne per make-up. E non so, sto valutando l'idea di provare a fare qualche video tutorial sugli squishy, visto che comunque Tiger c'è un po' dappertutto, quindi magari sarebbero reperibili abbastanza facilmente anche da voi. E adesso vedrò se mi viene in mente qualche idea. E questi li ho pagate 1 euro l'uno, credo? No, 2 euro ogni pacchetto. Allora, questo è bellissimo. Anche questo l'ho visto da altra gente, ma io lo adoro. È questo barattolo di latte, no, cartoncino di latte fatto in boh, ceramica, qualcosa del genere. Ed è bellissimo, cioè è appunto per metterci il latte. E io adoro queste cose di ceramica fatte così. Anche molti anni fa avevo visto tipo un vaso che mi piaceva troppo. Era un vaso a forma di anfora proprio. Da davanti era normalissimo. Da dietro invece sembrava come se fosse tipo pieno di stalattiti di ghiaccio. Era bellissimo, però vabbè, costava una follia. E poi è un vaso, sostanzialmente non serve a niente. Questo invece può anche essere utile. È bellissimo, lo adoro. E l'ho pagato. E l'ho pagato 2 euro. Allora, questo l'avevo visto anche l'altra volta che ero andata da Tiger e non l'ho comprato, ma me ne sono pentita e quindi l'ho preso. È un piccolo Forza 4, quindi va bene anche per i viaggi. Ed è con i buchini a forma di cuore, troppo carino. Adesso voglio proprio vedere com'è dentro. Oh mio Dio, è bellissimo! Allora, i pallini dentro sono uguali a quelli normali. Come vedete è piccolo piccolo, fucsia, tutto cuoricioso. No, vabbè, è bellissimo. È troppo bello, basta. E questo l'ho pagato. E questo l'ho pagato 3 euro. Poi, questo è, come vedete, un tagliere. È a forma di fragolina. E l'ho comprato in realtà perché quando io mi faccio gli stampi che mi vengono ordinati sul sito, mi appoggio sul tagliere per farli. E visto che non lo usiamo mai, praticamente, sì, non lo usiamo mai. Però mia madre si lamenta comunque perché lo uso per fare cose che non c'entrano col cibo e non sarebbe il caso. E quindi mi sono comprata questa e per farci sopra appunto gli stampi. Ed è niente, è un tagliere. E l'ho pagato 2 euro. Anche queste le avevo già viste, però boh, non le ho prese. Ma alla fine non ho potuto resistere perché sono troppo belline. Si vedono? Vabbè. Sono appunto mollettine. Sarebbero mollettine da ufficio con sopra le fragole viola, rosa, gialle e Tiffany. Io in realtà queste, noi in casa queste qua le usiamo in cucina per chiudere tipo i biscotti aperti, così le usiamo sempre. E quindi le ho comprate, sono bellissime, le adoro.
2 euro. Poi ho comprato questo, che è un set di piccolissimi colori acrilici, e ci sono di tutti i colori appunto, ed è utilissimo. L'avevo già preso anche anni fa da un cinese e li ho finiti tutti, e l'ho pagato solo 3 euro per 12 goccettini. Anche se sono piccoli, comunque è un ottimo prezzo sicuramente. Dei cinesi l'avevo anche pagato di più. Poi ho comprato questa palettina a forma di cuore in silicone, per... sono quelli che si usano per le padelle antiaderenti, per non graffiarle, ed è troppo carina. Questa l'ho pagata 3 euro, credo. No, l'ho pagata 4. È un po' tantino in confronto ai pezzi delle altre cose, però... vabbè, era troppo carina. Poi, altra cosa incartata. Questo lo adoro, cioè mi piace tantissimo. Il dispenser per il sapone, forma quadrata, con i baffi. C'era anche rotondo, ma quadrato mi piace troppo, è troppo bello. Questo ho pagato 3 euro. Poi ho preso questi due, che sono coprichiavi a fragola, in silicone. Ce n'è una rosa e una rossa, sono carinissimi. Li ho pagati 2 euro, quindi tipo 1 euro l'uno. Questa non so esattamente cosa me ne farò. Potrei portarmela quando vado tipo in viaggio, o me la tengo in borsa o così, ma è troppo carina, è una spazzolina a forma di cuore, come vedete, è troppo bellina. E costava solo 1 euro, non potevo lasciarla lì. Siamo quasi alla fine. Altre cose fragolose. Tra baffi e fragole ho avuto una fantasia, vabbè. Le forbici fragolose, anche queste le avevo già viste, e vabbè, io le uso sempre le forbici, quindi non ho potuto resistere, sono troppo carine. E queste costavano 3 euro. Ok, le ultime due cose sono questi due. È nastro adesivo appunto, e visto che io lo uso sempre per chiudere i pacchi, sono troppo carini, appunto c'è questo con i baffi che l'ho pagato 2 euro, e io avevo capito che costava 2 euro anche questo, rosa, carino e semplice, invece no, è tipo un po' più forte e quindi costava 3 euro, e niente, sono carinissimi anche questi, e anche utili, visto che la maggior parte delle cose che ho comprato alla fine non è che siano poi così utili. Niente, questo è il haul di Tiger. Perché quando faccio gli haul mi sembra sempre di aver comprato meno roba di quella che mi sembrava prima? Ma poi che cosa ho detto? Vabbè. E niente, spero che anche voi siano piaciute queste cose. Anche a voi piace Tiger, vero? Non sono l'unica, no dai. Con tutti i video che ho visto che ci sono troppe persone che lo amano. E niente, fatemi sapere se vi piacciono gli acquisti. Io vi mando un bacione. Ciao!